mio sogno da sempre è adottare una bambina in Africa. Ed è quello che andremo a fare oggi. Andrea, buongiorno, amico mio caro, come stai? Tutto bene? Tutto bene, fra. Senti, Andrea, oggi devo fare un'azione umanitaria ai livelli che nessuno ha mai visto. Voglio adottare insieme alla mia ragazza un bambino o una bambina qua in Africa. Un bambino, sei sicuro, fra? Esattamente. Spiegami un po', come faccio ad adottare un bambino? È possibile farlo qua in Africa oppure no? È possibile farlo in Africa, come no? Conosco una orphan trophy, seguimi che ci ti porto. Ok, andiamo. Ehi, guarda, guarda, ci sono un orphan trophy qua, ci stanno un sacco di bambini che hanno bisogno di mangiare. Non ci posso credere, raga, guardate quanti caspita sono. Ciao bimbi. No, raga, io a momenti come mi metto a piangere. Ma non c'è nessuna signora che li può aiutare? C'è questo signora che ogni tanto li porti da mangiare, acqua, qualcosa. Non so tu, Anna, ma questi bambini mi fanno una pena allucinante. Vorrei prenderli tutti quanti dal primo all'ultimo, eh. Potremmo adottarli tutti a distanza e uno qui. È vero, raga, è vero. Andre, ti faccio una domanda. È possibile adottarli tutti quanti a distanza? Come no, possiamo, possiamo farlo? Come no? Okay, iniziamo un po' a parlare con questi bambini per capire, diciamo, da dove vengono, quanti anni hanno, se possiamo anche comprargli del cibo, perché, raga, mamma mia, cioè, sono tutti senza scarpe. Guardate un po' come sono messi. E lui si chiama Baracca, questo Baracca. Si chiama Carembo. Carembo? Questo okay. Si chiama Charo, questo si chiama Ana. Mamma Ana, quanto è bella, raga, guardate che occhi. Kaindi, ok. Questo si chiama Sidi. Sidi, e poi? Questo si chiama Cace. Dimmi qual è la tua preferita che iniziamo subito a comprarle un sacco di roba, vestiti, banane, cibo, acqua. Ciao Cace, mi dai la mano, piacere. Guardate il suo sguardo, si vede proprio che non mangia e non beve da un sacco di ore. Andrea, facciamo così, come prima cosa compriamo delle banane o del cibo e dell'acqua a tutti quanti questi bambini, ok? Sì, va benissimo. Andiamo già ora, veloce. Raga, guardate un po', mentre stavo andando a comprare l'acqua e il cibo per tutti, sono comparsi questi altri due bambini che mi fa... Mamma mia, quanta tenerezza che mi fanno. Ciao, bello. Guarda quest'altra quanto è bella, ciao. A me dispiace un sacco, raga, anche perché qua nessuno usa le scarpe. Hanno dei vestiti super sporchi, dovremmo proprio comprarli dei nuovi. Forse voi non vi rendete conto in questo villaggio quanti bambini senza genitori ci sono. Sono proprio a quantità infinite. Infatti io vorrei aiutare tutti, ma è impossibile aiutare tutti quanti. 10 bottiglie di acqua solamente un euro. 10 bottiglie d'acqua un euro? Sì, eh. Non ci posso credere, raga, assurdo. Bene, Andre, abbiamo comprato un sacco di bevande. Cosa c'è qua dentro? Acqua e Coca-Cola. Aranciata, raga, ne abbiamo prese comunque di più. Perché comunque sia, ricordiamoci che i bambini sono tanti e si potrebbero raggiungere da un momento all'altro. Anche perché, Andre, tu mi hai detto prima quanti bambini ci sono totalmente all'orfanotrofio. Quanti sono più o meno? Sono i 60 bambini in questo villaggio. 60 bambini in questo villaggio senza genitori. Senza genitori. Non ci posso credere. Guardate, raga, cioè vengono da un momento all'altro, ehi. Ciao, mamma mia, ragazzi, quanto sono belli. Mamma mia, guardateli. Iniziamo a dare l'acqua a ognuno di loro. Vai, vai, forza, forza, forza. Grazie tanto per quello che stai facendo, Cadda. Di nulla, Andre, non ti preoccupare, come minimo. Ecco qua l'acqua, ecco qua l'acqua. Guardate come la prendono, raga. Ci hanno subito capito che si tratta di acqua e la prendono immediatamente. Ecco qua. Guarda, pure le bibite, dai, pure le bibite. Abbiamo due Fanta, una Coca-Cola, altre aranciate. Ecco qua, ciao, pieni. E prendiamo questa Coca-Cola e quella Sprite e gliela diamo sempre a loro. Ecco qua. Per te e per te, mamma mia, ragazzi. Siamo già a buon punto, abbiamo dato l'acqua ad ognuno di loro, quindi stiamo cercando di aiutarli. Sì, ma adesso dobbiamo dargli qualcosa di più concreto, perché si vede che hanno fame, dobbiamo andare a comprare del cibo. Comunque sia, ragazzi, una di queste due le andremo ad adottare 24 ore su 24, ora che siamo qua in Kenya. Poi, quando ritorneremo in Italia, ovviamente, purtroppo, dovremo mantenerle a distanza. Eccoci di nuovo a comprare la farina, ragazzi. La prendiamo e gliela diamo direttamente ai bimbi. Mamma mia, farina comprata, sono tipo 20 kg di farina, forse 15, non lo so. Abbiamo pagato in totale 9 euro per tutta quanta questa farina, ragazzi. Sono cifre veramente inquantificabili. Bene, Andre, mamma mia quanto è pesante. Allora, dimmi un po', tutta questa farina dobbiamo darla ad ogni bambino? No, dalla direttamente alla signora che cucina. Vai, Andre, chiamala, chiamala. Ecco qua, vai, 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 prendi, prendi, prendi. L'aiutiamo, Andre. Ringrazialo ovviamente, Andre. Ringrazia e spiegali che dopo le daremo qualcosa come mancia, eh. Sante, asante, asante. Bene, ora che abbiamo dato cibo e acqua a tutti quanti, direi proprio di portarci Cace a casa. Sei sicura che è quella la bambina che vuoi tenere per tutto quanto il nostro viaggio in Kenya? Andiamo a prenderla, ragazzi. Andre, abbiamo scelto la bambina che vogliamo portarci a casa per tutto quanto questo viaggio in Kenya. È lei, Cace si dovrebbe chiamare, giusto? Vai, prendila, prendila, prendila tu, ragazzi. Io purtroppo non so neanche come si prende una bambina in braccio. E che bella, guardate che bella, ragazzi. È felicissima di venire con noi. Andiamo, Andre, portiamola direttamente a casa. Salutiamo tutti questi altri bambini. Ciao, ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao. Che emozioniamo, ti piace? È bellissimo. Guarda quante, guardate quanto è bella, ragazzi.
Sta piangendo, Andre, sta piangendo perché ha paura, immagino. Si abituerà, ragazzi, si abituerà. Prendila, prendila, Andre. Andiamo a casa, andiamo a casa. Mamma mia, ragazzi. È la prima volta che faccio un'azione del genere. Adottare una bambina e portarla con noi per tutto quanto il viaggio. Vi posso assicurare che è molto, molto emozionante, raga. Non so neanche come descrivere questo momento. Vai, Anna, siediti qua così possiamo iniziare a parlare con la bambina che sta piangendo perché, mamma mia, raga, ha paura, probabilmente è stratriste. Prova a parlare un po' con la bambina, dire di stare tranquilla, di non preoccuparsi. Ci sta parlando, raga, ci sta parlando. Mamma mia, quanto è bella, raga. Allora, Andre, spiegami un po', innanzitutto, quanti anni ha, come si chiama e com'è che non ha più genitori? Spiegacelo, chiedi. Ci sta parlando, raga, ci sta provando a parlare per farla calmare. Ok. Lei si chiama Katia, ha 3 anni. 3 anni ha? Ha 3 anni. Ok, ok. Il genitore è morto con un incidente. Un incidente? Sì, Hai capito, Anna? I suoi genitori sono morti in un incidente. Quanto mi dispiace. Guardate quanto è bella, raga. Mamma mia. Non ci posso credere. Comunque, Andrea, dimmi tu cosa possiamo fare adesso per farla stare più tranquilla. Possiamo magari prendere altra farina, altra acqua. Per fare contento i bambini deve comprare le caramelle. Le caramelle dobbiamo comprare. Sì. Allora facciamo così, Andrea. Ti do i soldi a te e vai a comprare un sacco di caramelle così la facciamo stare bella tranquilla senza che piange, ok? Va benissimo. Vai, Andre, vai, veloce, 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 veloce. Mamma mia, ragazzi, io sono ancora allucinato e scioccato per questa azione che stiamo facendo. Ma tu sei sicura di riuscire a tenere e mantenere questa bambina, Anna? Sì, anche perché non vedi quanto è bella, mi fa tenerezza. Mamma mia, raga, guardate che faccino, poi che fisichetto. Però per fortuna, raga, non è magrissima, quindi ci sta. Significa che proprio morire di fame non stava morendo. Di sicuro non gli manca né il cibo né l'acqua. Però ovviamente quello che stiamo facendo noi è aiutarla al massimo. Ragazzi, ho appena comprato le caramelle e mentre camminavo ho visto questo bambino che vende dei piccioni. Cioè, forse non vi rendete conto, qua in Africa per fare dei soldi fanno di tutto. Sta ridendo pure lui, raga, perché questo è un piccione, non ci posso credere, guardate. Questi sono matti, raga. Mamma mia, quanto mi fanno dispiacere, guarda qua, guarda qua. Ma andiamo a portare queste caramelle che qua, ragazzi, si chiamano pere mende alla nostra bambina che abbiamo adottato. Eccole qua, Anna, prendi le caramelle, aprile e dagliela più non posso a questa povera bambina che, raga, comunque si sta calmando. Vedo la piccola Cace che è già più tranquilla, già non piange, ha smesso di piangere, quindi significa che si sta già adattando. E vai, dagli le caramelle, dagli le caramelle, ecco qua, ecco qua. Prendile, prendile, prendila Cace, prendile. Raga, guardate quanti bambini ci sono qua. Cioè, hanno visto che abbiamo adottato questa bambina. Sono corsi tutti quanti da noi perché vogliono essere adottati uno per uno. Voi non vi rendete conto di quanta crisi c'è in un villaggio del genere. Guardate, pieno di bambini che aspettano le caramelle. Vai, Anna, ovviamente dai le caramelle a tutti quanti. Si sta creando il caos, guardate, raga, si sta creando il caos. Pure la mamma, è venuta pure una signora a prendere le caramelle. Andrà tutto bene, Anna? Anna, tutto bene? Mamma mia, raga, oh mio Dio. Andre, vieni qua. Si stanno aggredendo, Andre. Falli stare tranquilli, Andre. Signori, da adottare una bambina a creare il macello in un villaggio in un secondo. Cioè, avete capito quanta crisi c'è? Abbiamo preso un pacco di caramelle e tutti quanti questi adulti sono corsi a prendere la caramella e a strapparla. Mamma mia, raga, questo è veramente, veramente toccante come cosa, eh. Andre, facciamo così, prendiamo Cace e corriamo a casa perché qua non ci possiamo più stare, ok? Vai, Anna, alzati. Vieni, 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 andiamocene subito a casa, andiamo subito a casa. Forza, 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 torniamo a casa, raga, qua si è creato il macello. Piccolina, vieni, amo. Andiamocene subito a casa. Mi hanno assalito, mi strappano tutte le caramelle dalle mani, erano proprio... Mamma mia, ragazzi, questa è la fame, questa è la fame. Adesso torniamo a casa e passiamo un po' di tempo con la piccola Cace.